Entrano in processione nella Basilica di San Pietro, accompagnati dalle litanie dei santi, i 191 padri sinodali che fino al 19 ottobre si confronteranno con Papa Francesco nel Sinodo straordinario dei Vescovi sul tema «Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione». Concelebrano la messa inaugurale che vede presenti anche i 16 esperti, i 38 uditori e uditrici e gli 8 delegati fraterni che parteciperanno all'assemblea sinodale. Nell'omelia il Papa commenta la parabola di Gesù sui vignaioli malvagi e sottolinea che nel sinodo i vescovi sono chiamati a lavorare per la vigna del Signore senza cedere alla tentazione di impadronirsi della vigna a causa della cupidigia che non manca mai in noi esseri umani. Le assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali o per vedere chi è più intelligente. Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore, per cooperare al suo sogno, al suo progetto d'amore sul suo popolo. In questo caso il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dall'origine è parte integrante del suo disegno di amore per l'umanità. Poco dopo la messa, prima della preghiera dell'Angelus, il Papa spiega ai fedeli che i padri sinodali provenienti da tutto il mondo insieme con lui vivranno due intense settimane di ascolto e confronto. Perché la famiglia possa camminare bene con fiducia e speranza, aggiunge, bisogna che sia nutrita dalla parola di Dio. Una Bibbia in ogni famiglia. Ma padre, noi ne abbiamo due, ne abbiamo tre, ma dove l'avete nascoste? Non è per... La Bibbia non è per metterla in uno scaffale, ma per tenerla a portata di mano, per leggerla spesso, ogni giorno, sia individualmente che insieme, marito e moglie, genitori e figli, magari la sera, specialmente la domenica. Lunedì mattina, dopo la preghiera delle lodi, Papa Francesco introduce i lavori in aula ricordando ai partecipanti la loro grande responsabilità, portare al sinodo la voce, la realtà e le problematiche delle chiese particolari, per aiutarle a camminare su quella via che è il Vangelo della famiglia. Quindi chiarisce come vorrebbe si svolgesse il confronto in quello che è il primo sinodo del suo pontificato. Condizione di base perché si affermi con chiarezza la dinamica della sinodalità è parlare chiaro, dire tutto ciò che si sente con parresia e farlo con tanta tranquillità e pace, perché la presenza del Papa è garanzia per tutti. Dopo l'ultimo concistoro, febbraio 2014, nel quale si è parlato della famiglia, un cardinale mi ha scritto dicendo: peccato che alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di diverso. Questo non va bene. Questo non è sinodalità. Perché bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire, senza rispetto umano, senza pavidità. E al tempo stesso si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli. Con questi due atteggiamenti si esercita la sinodalità.